Carissimi, ben ritrovati. Io sono Marco Bocchio e vi do il benvenuto al nuovo video di AD 1453. Oggi concludiamo quella che è divenuta praticamente la trilogia del Il valore delle fonti e lo facciamo con un argomento che è il più difficile, il compito più difficile per uno storico, a tutti gli effetti, ovvero l'esposizione della propria ricerca. Esporre quello che è stato il suo genere di interesse con la domanda e la risposta, ecco, potremmo dirla, inserita in un articolo, testo, libro, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi lo facciamo con l'Inquisizione. Sigla. Allora, l'Inquisizione è uno di quegli argomenti che più o meno tutti conosciamo, sappiamo che cosa si tratta. È un tribunale religioso, ecclesiastico, in seno alla Chiesa Cattolica, che operò nel basso tardo medioevo e poi in epoca moderna. Esistono tre tipi di inquisizione, quella romana, quella spagnola e quella portoghese, ed è soprattutto famosa l'inquisizione per i suoi metodi brutali, per questa idea, lasciatemi usare un termine di uno storico un po' più famoso di me, pornografica del pretino che bigotto, fanatico, gode nell'estasi, nel veder bruciare sul rogo donne accusate di stregoneria o uomini accusati di essere degli eretici. Classico esempio di privazione di libertà di pensiero, libertà di culto, eccetera, 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 eccetera. Ecco, è un'immagine, questa in realtà, molto artificiale, è molto cinematografica in realtà. Da dove nasce, ecco, questa immagine dell'Inquisizione? Nasce dalla propaganda protestante, in particolare quella inglese, anglicana, che tramite il sentito dire o testimonianze di quelli che erano i tribunali, diciamo le confessioni, eccetera, eccetera, i mezzi utilizzati da questo tipo di sistema giuridico, ne ha costruito una retorica pesantemente anticattolica, anti-inquisizione, e ha creato tutta questa propaganda che ancora oggi piace a molta gente, piace a molti, in tanti film se ne trovano queste scene un po' costruite, ovviamente, false, artificiose, di questo tipo di inquisizione, che è poi l'immagine che abbiamo noi, ecco, ancora attualmente. Bene, ecco, appunto, questa è un'immagine un po' falsa dell'inquisizione. L'inquisizione non era altro che un tribunale, certo, gestito da religiosi. Ricordiamo che comunque il papato ancora oggi è un'istituzione sia religiosa, un tempo però anche molto più politica di quanto era oggigiorno, aveva anche un potere temporale, esisteva il patrimonio di San Pietro, quello che noi conosciamo come Stato della Chiesa. Era un ente politico molto forte in Europa, sicuramente nel Medioevo di più che nell'epoca moderna, però aveva il suo ruolo, ecco. E il Tribunale dell'Inquisizione è stato un tribunale non tanto diverso da quelli che potevano essere normali tribunali di tipo civile, se vogliamo. La funzione poi dell'Inquisizione, ecco, un'altra cosa che spesso viene evitata o non si conosce, è che il suo scopo primario era quello di difendere l'ortodossia della Chiesa, non quella di bruciare le persone, di condannare a morte. Le condanne a morte, infatti, se uno vuole, insomma, scavare e leggere la documentazione ufficiale degli archivi, insomma, va poi a scoprire che non erano poi così numerose le condanne a morte. Per fare un esempio, dalle mie parti il tribunale dell'Inquisizione era Tortona. A Tortona c'è un resoconto di un povero Cristo che è stato torturato, ma essendo che il tribunale aveva a sua disposizione un medico, quest'ultimo ferma i carcerieri dicendo: no, non potete più torturarlo perché sennò muore. Le torture cessano, il processo va avanti, si scopre che quest'uomo non aveva nulla a che fare con l'eresia luterana, calvinista e quant'altro, e quindi viene poi rilasciato. Malconcio, ma viene rilasciato. Questo magari non succedeva nelle carceri regie, dove era anche probabile che tu potevi morire e
nessuno faceva molto conto, ecco, insomma, non c'erano dei limiti. Ma proprio perché lo scopo finale dell'Inquisizione, ripeto, non era mandare a morte la gente, ma stroncare sul nascere quelli che potevano essere dei movimenti eterodossi o comunque differenti da quello che era il pensiero della Chiesa. Ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire, è infinita la storia dell'Inquisizione e questo non è il video adatto per affrontarla. Però, proprio in seno a quello che è il video, insomma, ovvero quello del valore delle fonti e parlando proprio dell'esposizione, oggi vi voglio parlare di due testi che affrontano il tema, uno un po' più particolare, l'altro un po' più generico, però è importante anche comprendere qual è il valore anche di un testo e del messaggio. Prendiamo il primo, l'Inquisizione spagnola di Helena Reywinds, spero di averlo pronunciato giusto, ammetto, che insegna spagnolo all'Università di Lancaster, quindi è un'accademica, è un testo quindi di un'accademica universitaria, mentre invece dall'altra parte abbiamo un testo un po' più controverso, però che ha avuto il suo successo, è stato un bestseller, Inquisizione, persecuzione, ideologia, potere di Bagent e Laig. Ora, loro non sono accademici, sono esperti di esoterismo e religione, che vuol dire tutto e vuol dire niente, però hanno fatto dei libri, hanno fatto dei bestseller anche, insomma, quindi è anche interessante vedere questo punto di vista. Ora, come stavo dicendo, i due testi affrontano due temi sempre simili, perché si parla sempre di Inquisizione, però uno un po' più specifico, Inquisizione spagnola, e un altro molto più generico, che guarda tutta la storia dell'Inquisizione. Ora, Bagent e Laig, in questo libro, che cosa fanno? Fanno un mega riassunto di tutta la storia dell'Inquisizione, quindi basso medioevo, tardo medioevo, la rifondazione dell'Inquisizione romana nel 1500, la nascita dell'Inquisizione spagnola e portoghese, la lotta contro le eresie, eccetera, eccetera. È un testo scorrevole assolutamente che si legge, però è praticamente, con un po' di malizia, non lo nego, un elenco del telefono di orrori, crudeltà, repressione, anti-libertà di pensiero, eccetera, eccetera, e che più ne ha più ne mette, insomma, di questo tipo. Il testo, per quanto utilizzi fonti valide alla fine del libro, è un testo molto improntato sull'idea di dimostrare che cosa? La tesi dell'Inquisizione brutta, cattiva, piena di gente ignorante, bigotta e senza un minimo segno di coscienza, ecco, diciamo una cosa del genere. L'altro testo invece, che è uno dei tanti, in realtà io ho preso questo puramente a caso, giusto perché tratta un tema tutto sommato conosciuto, l'idea dell'Inquisizione spagnola, la più dura, la più crudele, la più oscurantista, che poi in realtà si scopre essere un sistema non tanto diverso da quello di un altro tipo di giurisdizione, cioè quello della giustizia civile, potremmo dire, anche perché poi va ricordato che l'Inquisizione spagnola e portoghese era gestita tra l'altro dai rispettivi sovrani, non tanto dal pontefice, quanto più come strumento per non solo una tortura della carne, ma anche psicologica, di controllo delle popolazioni, dei territori e poi soprattutto più che l'eresia luterana e calvinista, siamo in epoca moderna se non si è capito, è una ricerca e un controllo della fede, dell'ortodossia, si cercano chi, moriscos, marrani, cioè quegli ebrei o arabi che si erano convertiti al cattolicesimo, c'è una infinita lista di multe verso chi? Adulteri, bestemmiatori, sodomiti. Non c'è una vera e propria caccia alle streghe come l'immaginario, insomma, di tanti che era esistita assolutamente, non si mette in discussione questo, però non è esattamente come viene rappresentata in certi film o, perdonatemi, ma questa proprio la merita,
certi documentari dozzinali fatti appositamente per essere venduti, attirare gente e di solito creare un'idea un po' banalotta, un po' qualunquista di un sistema giudiziario repressivo, crudele, di parte, che poi, detto tra noi, un normalissimo tribunale dell'Ancien Régime regio faceva le stesse identiche cose, se non peggio in certi casi. Però voglio essere anche sincero, questo video non è fatto tanto per esaltare l'Inquisizione, non è per dire oh, che sistema meraviglioso, quanto ci manca, che dovrebbe tornare anche ai giorni nostri. Ci mancherebbe, non è assolutamente il mio desiderio dire questo né farlo passare in questo video. Però, attenzione, proprio in seno al messaggio dello storico, l'idea, il lavoro dello storico, quello che insomma, io ho ripetuto un po' di volte quello che dice Marc Bloch, la ricerca della verità, ma come potrebbe essere chiunque altro, Carr, Gentile, eccetera, eccetera. Lo storico deve esporre i fatti per quello che sono. Non deve esprimere un giudizio, come potrebbe fare l'Inquisizione, ma esporre una serie di fonti, archivi, numeri che dimostrino che un sistema, come potrebbe essere l'Inquisizione, ma può esserci qualsiasi altra cosa, assolutamente, qualsiasi altro tema, e in realtà non è come spesso l'immaginario comune ci dimostra, come fa invece l'Inquisizione spagnola. È ovvio che, mi ripeto, non voglio difendere a spada tratta l'Inquisizione come sistema giusto o un sistema che deve essere accettato per quello che è. Alla fine era pur sempre un tribunale religioso, quindi non esattamente civile e laico. Però va sempre detto che alimentare bugie, falsità, fake news alla fine del passato, alimentando potremmo dire, dei discorsi o una retorica che poi si dimostra anche falsa, come fa in parte ovviamente, perché io non voglio ovviamente spalare odio e pregiudizi verso il libro dell'Inquisizione, però è sicuramente un testo non adatto per divenire una fonte, come abbiamo trattato nei primi video, primaria o una fonte sicura e certa di quello che è stata realmente l'Inquisizione, mentre invece l'Inquisizione spagnola, come può essere un altro testo, assolutamente, ripeto, che tratta l'argomento, in seno a una ricerca scientifica, razionale, precisa, con fonti veramente toste di archivio, con dati certi e anche con con un tipo di retorica che, favorisce l'idea di dialogo e di ragionamento su questo argomento. Beh, questo già dimostra di essere un testo adatto per lo studio e un corretto lavoro per quanto riguarda quello dello storico. Grazie mille per avermi seguito, io sono Marco Bocchio e vi do appuntamento a un prossimo video di AD 1453.